Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della YouTuber Challenge. Oggi ragazzi siamo qui con Mushix. Ciao ragazzi. Ragazzi, come sempre il suo canale lo trovate in descrizione. Ma prima di cominciare voglio dire una cosa assolutamente importante, perché in ogni cavolo di video veramente mi dite che confondiamo gli spazi. Allora io sono il verde, questo è il mio spazio, lui è il rosso, quello è il suo spazio. Esatto. La mappa non è uguale, perché come potete vedere è tipo un semicerchio, che qua c'è il verde, lì c'è il giallo, e lì c'è quella struttura strana che non so davvero come si possa chiamare negli stadi. Però come potete vedere quella è la sua parte e c'ha quel pezzo lì e questa è la mia. Non ci siamo mai, e sottolineo mai, invertiti in nessuna lucky sfida. Io non ho mai aperto un lucky block del mio avversario e il mio avversario non ha mai aperto un lucky block mio. Se vuoi me puoi aprire il lucky block. No, assolutamente no. Ma magari ecco, durante il video si fanno dei tagli e ovviamente può sembrare che, ma fidatevi, non è mai successo. Detto questo, possiamo cominciare. Io quindi ne ho messi tipo veramente a culo, tipo uno sopra l'altro. L'ho visto. Ma l'ho fatto per sbaglio, perché cliccavo così è successo. Vabbè. Via. Ok. Che vinca il migliore, ovviamente. No, ma devi ripiazzo. No, non ci credo. È già notte perché ha già. Mi ha già spawnato tutti i creeper. Il mondo mi ha già spawnato. Io non ci credo. Veramente non ci credo. E qua c'è anche il pozzo. Top. Ma perché di nuovo notte? Cioè, cos'hai trovato, qualcosa anche te? Purtroppo sì. Madonna, arraffica proprio. Ma non lo so, ogni volta. No, io mi giuro. Sono già pieno di diamanti. Cioè, non so cosa dire. No, io sono invece un pipino di robe che mi seguono. Un pipino? Cosa? Che cos'è il pipino? Non lo so, io ho capito un pipino di... No, un casino, un tantantimo. Ok, molto meglio, perché sennò non tornava affatto come cosa. Dio mio. Ho trovato le fireball. Ecco, ora tipo stavo andando nel tuo campo ad aprire le cose. Ora non lo sto negando. Perché... Aia! Cavolo, da me è successo un casino. Vai. Ok, ho scoperto che ci vuole un criterio per poter rompere la roba. Senti, non riesci. No. Ma dammici. Okay. Ma scusa, ma me li fatti spawnare te i creeper carichi? No. Ma da dove sono sbucati? Non ce l'avevo io prima. Oddio, oh, ma sì, dato... grandissimo. Super elmetto, vai. Hai trovato super elmetto? Mamma mia. Spero non sia buono. Non mi sembra sia buonissimo, però no, spero tranquillo, non è buono. No, dai, quanto fa? Dimmelo. Lo scoprirai sulla tua pelle. Non è vero. Vabbè, sulla mia pelle, insomma, non è che sia un'arma. Quindi, teoricamente, è sbagliato. No, non ho perché ho attaccato il Guardian. Cioè, il Guardian, buona. Il Guardian. Cosa di. Madonna, che cosa sto facendo? La mia vita è orribile. Ok, comunque, ho trovato anche io dei cappellini, robe varie. Dio mio, no. Ok, sì, perfetto. Mamma mia, cosa ti ho trovato? No, però non devo perdere tempo, è vero, devo battere i miei tempi. Devo essere più veloce. Qual è il tuo record? Penso sia 300 secondi. Non me lo ricordo a dire il vero, lo sai. Ma comunque è una cosa di simile. Io però sono messo abbastanza bene, però. Ma tu cosa hai trovato di buono? Più o meno. Senti, cioè... non sto perdendo tempo a vederlo. Ma come? Armature e spade, sai cosa hai trovato? Più o meno. Non voglio perdere tempo, devo essere veloce. Mi sono esplosi i drop. Non sto controllando, mi sa che ho finito. Come è finito? Ho finito. Ma stai scherzando? Com'è possibile? Ti ho detto che c'ho un cappellino abbastanza forte. Sto andando a chiudere tutto. No, dai, ma non è possibile. Cioè, no, aspetta, ma sei serio? L'hai veramente aperti tutti? Sì, li ho aperti tutti. Ma guarda a me quanti ne mancano. Sei lento, zio. Ma no, allora scusa, sei tu che hai fatto una cosa in 170 secondi. Nessuno ci è mai riuscito in 170, Ok, hai detto che quelli che spawnano oltre quelli normali non devo farli, giusto? No, allora, se sono a terra, sì. No, non è a terra, sono... No, aspetta. Da me non sto capendo nulla, è successo un casino assurdo. Dov'è? Come si leva? Non lo sopporto. Mi sta triggerando male. Ok, ho levato la musica del jukebox. Madonna, mi stava triggerando tantissimo, E quella del gattino che volava lì, cos'è? Esatto. Neancat, come si chiama? Sì, è bravissimo lui. Ma quindi te... Oddio, no, che cacchio è? Ma aspetta, ma tu hai già stoppato il tempo, quindi? Sì, io ho finito. No, dai. Allora, io te lo dico subito. Tu hai battuto ogni record possibile. Ma sei serio? Sì. Il migliore era di 250 secondi, mi sembra. Oh, tanta roba. Ma io ti dirò una cosa. La sfida, cioè tu in questo momento hai battuto tutti gli youtuber. A parte che sto trovando altri là, cioè, vabbè, lasciamo stare. Hai battuto tutti gli youtuber a livello di tempo. Però, bisogna vedere se riuscirai a batterne. Perché
vuol dire ben poco battere youtuber, cioè devi battere ovviamente il creatore, me quindi. Ok, cazzo. Allora a me penso ne sia rimasto tanto uno, che non è il mio miglior tempo però, ok scherzavo, soltanto uno. No vabbè, sono già pieno di roba io qui, non ci credo, io non la finisco più Che poi comunque in linea generale non è un tempo così brutto il mio. Cioè bruttino ma non troppo, però il fatto è che non sto vedendo più niente. Con uno qua sono tipo accecato, non sto vedendo più nulla, e mi dura altri... Aia. Non ci credo. Tu riesci a vedere se ho altri lucky block nella mia isola? Ti chiedo questo piccolo favore. Sì, ci sta. A parte ci che sta. Sono anche... Ok, sono morto anche. Sì, ce n'è uno di quelli blu. Da questa parte, laggiù in fondo, laggiù in fondo. Sì, l'ho visto, ma ho ancora slowness. Ah, ma figa, la... Non ci credo. Sono stato mezz'ora con la spada in mano e la spada mi dava slowness. Sulla no, in mano, non ci credo. Vabbè. Vabbè, io non c'ho parole, pensavo fosse qualche effetto strano. Devo dire una cosa, in questo episodio qui non abbiamo fatto chissà quale danno, cioè almeno alla mappa. E un po' distrutto in alcuni punti, ma nulla di grave, dai. Sì, è vero, hai ragione. Quindi salgo e stoppo il tempo pure io, eh. Oddio, 350, arriverò lì che sarò sui 360. Non è proprio uno dei migliori tempi, devo dirlo, però dai, ci sta lo stesso. Io voglio vedere un attimo cosa sono le cose. Che cacchio? What the fuck? Dove sono? Ti ho tippato io. Ah, ok. Ok, questa spada... Tu sei pronto comunque? Aspetta un secondo, non troppo. Io mi sto sistemando l'inventario un pochettino e ho delle cose veramente OP. Mi sa che mi fai fuori. Io devo vedere. Devo andare di tattica, dove sei super tattico. Una cosa, tu dimmi le OP, ne hai trovate? No. Meglio. Già, ok, io sono pronto. Non l'avevi resettato i mod? Oddio mio, cos'è questa roba? Un meteorite è caduto. Sì, un meteorite, Tana. Sì, ma sì. What? Però a me non stanno riprendendo i cuori, non so perché. Ah, ok, non si stanno rigenerando. Minchia, ma ci sono anche cosette. Ma come non si rigenerano? Scusami, le percentuali di speed si accumulano? Sì. Ok, allora tengo questo, dai. Molta speed non ti fa colpire il nemico. Ma non ti permette pure a te di colpirmi? Beh, punti di vista. Sei bene. Pronto o no? Non ho ancora tutti i cuori, porca miseria. Ma come? Senti, ti regalo una mela d'oro perché mi fai pena, veramente, tieni. Grazie, Tano. Cioè, sei in una tristezza assurda, pronto? È troppo gentile, e fa mamma però sta mela. Ma come? Dai, io comincio già a bere delle pozioni. Aia. Così. Allora, io sono pronto, 3, 2, 1, via. Ok, sì, dai, metti il meteorite addosso, dai. Keita. Dove sei? Aia! No! Vai! Ok, ce l'ho fatta a mangiare la mela. Ce l'ho fatta. Ok. Cos'era quell'arco lì che lanciava freccia? Non lo so che no, sono finito nella lava. Dove sei te? Ma stai vedendo spawnare i mob? Sì, ho un arco troppo OP. Sì, ma dove sei finito? Ok, no, okay. No! Ma cosa vai, stai facendo? Vai, aia, no, pure contro di me, Bob, non vale. Ok, vai. Ti giuro, non è che... Questo qui non è PvP, perché non so cosa stai facendo. Vai, pure... Aia, oddio, dove va? Scappa, che Tano. Ok, Tano è lì, sì, grande. Oddio, dove no, sono arrivato? Ho delle ender per le strane che non capisco il loro funzionamento e continuano a tippare tutti a giro, mette a giro. Ma come cazzo funzionano? Vai. Ma che cacchio? Non scappare! Merda! Vai. Ma dove sei arrivato? Guardami! Sono io che lo sto facendo! E come torno lì adesso? Non lo so! Aspetta, se faccio così ti tipo. No, tipa praticamente il giocatore più vicino in quel punto. Non ne sono sicurissimo, però è così, mi sa. Ho capito, ma come cavolo faccio? Aspetta, vengo. Sì. Rimani lì, vengo. Devo io. Spaccare il legno. No, vengo io, ci sono io, guarda. Sono dall'altra parte. Ci sono. E vieni a me. Dai, ma che merda sei? C'ho l'arco con Infinity e Lucky tutto, quindi... No! Hai visto? Vabbè, dai, ma guarda... Oddio! Cioè, è il momento! Tu non è che mi stai uccidendo, non mi arrivano le precisioni della mia tele. Fai soltanto perdere tempo, non mi uccidi! Vai, sì! No. Pure i creeper super caricati addosso! Non ci credo...
di tutto. Oh, mi stai quasi per uccidere. Oddio, che è successo? Che cacchio è successo? No. Cos'è successo? Lo dico io qua. Ok. Non ci credo. Dove stai? Qua dietro. Aia, oh, non mi fa muovere. Meglio. È il momento giusto. Dai. No, non ci credo. Attenzione. Allora, quanti cuori avevi? Tutti. Che palle. Ma guarda che tu mi stavi qua, perché avevo mangiato la Meloppi. Tu mi stavi quasi per uccidere, perché quando passava l'effetto della Meloppi mi avevi rotto a due cuori. Se mi lanciavi una freccia in quel momento, mi distruggevi tipo tantissimo. Non ci credo. Sì, perché mi avevi con quell'arco lì, penso, avvelenato e fatto tutto. Fa 20 di danno. Cioè, ecco, questa spada qui è OP e per questo che ho vinto. La spada potentissima. L'armatura ero messo abbastanza male, però avevo per fortuna tantissime le OP e me le durate. Quindi diciamo che me la son cavata. Ecco, mi hai rilasciato un cuore e mezzo ora con questa roba, lo sai? Io sono morto perché sono vicino a te. Sì, se me la lanciavi bene, poi un arco e morivo. Guarda, istante così. Ecco. Comunque dai, ottimo avversario, soprattutto riguardo al tempo e perché rischiava quasi di uccidermi. E basta, non intrappolarmi più. Comunque, no, seriamente, quest'arco è realmente stra OP. Cioè, vedi cosa fa? Piglialo. Cioè, per il PvP è l'Armageddon. Ah, e l'arco con fortuna 100, che già... cioè, quindi, quest'arco qui è potente, sai perché? Perché il Lucky Bow, praticamente con quest'arco qui, quando tu vai a tirare le cose, ti fa degli effetti strani, tipo lanciare TNT e robe varie. Esatto, molto esatto. Tutto, ha pure gli incantamenti sopra, quindi è stra OP veramente. Bello, bello. Mai trovato prima. Tano, le cose belle escono in queste partite. Mamma mia. Esatto. Quindi ragazzi, spero che questo video leggissimo vi sia piaciuto. Ovviamente il suo canale lo trovate in descrizione. E quindi ciao a tutti. Ciao. Tano, vuoi un fiore? Tieni il fiore. Ma sì, grazie. Cioè, non mi uccidevi normalmente? Se tu facevi PvP col fiore mi uccidevi? Ok.